Salve a tutti! Sono tornata con un nuovo video. Questa volta ho voluto mostrarvi quella che è la ricetta che io prediligo per San Valentino, ovvero la torta al bacio perugina. La voglio dedicare a chi è innamorato e a chi come me è innamorato dell'amore. Un grosso bacio e alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Gli ingredienti per questa ricetta sono del pan di Spagna. Per vedere la ricetta del pan di Spagna, clicca sul mio dito, mentre gli ingredienti per la farcitura sono della cioccolata fondente, delle noccioline sbriciolate, del burro e della crema di nocciola. Ovviamente per le porzioni metterò tutto quanto nell'info box. Adesso cominciamo la preparazione. Per prima cosa dobbiamo unire la cioccolata al burro e scioglierla a bagnomaria. Mentre la cioccolata si sta sciogliendo insieme al burro, uniamo la nostra crema di nocciole con un cucchiaio e lasciamo sciogliere ulteriormente il tutto. Una volta che la cioccolata si è sciolta insieme al burro, unire le nostre noccioline sbriciolate e, se volete, anche un cucchiaio di panna montata e mescolate per bene. Prima di farcire il nostro pan di Spagna, bagnarlo per bene e molto con dell'acqua con lo zucchero. Una volta che la farcitura è pronta, possiamo farcire la nostra torta. Una volta che abbiamo farcito per bene la nostra torta, possiamo mettere la parte sovrastante al pan di Spagna sopra la farcitura e pigiare per bene. Gli ingredienti da utilizzare per decorare la torta sono della panna montata e del cacao zuccherato. E adesso cominciamo a decorare la nostra torta. Dobbiamo unire per prima cosa il cacao alla nostra panna e sbattere il tutto. Una volta che il tutto è ben amalgamato, possiamo iniziare a spalmarlo sulla nostra torta. Una volta che abbiamo finito di spalmare la nostra panna, possiamo aggiungere abbondante cacao amaro con un colino preferibilmente. E potete, se volete, aggiungere anche delle scagliette di cioccolato. Questo è il risultato finale. Spero sia di vostro gradimento e tanti auguri di buon San Valentino. Ciao a tutti!